Salve amici della pagina, sono Matteo Zuccol e sono qui a Torino con Stephanie Gruner e Mark Allen Shepard. Siamo qui proprio al MUFAT, il Museo della Fantascienza, per intervistare Morn di Star Trek Deep Space Nine. It's a pleasure to see you. Thank you so much for the interview. Prego. Allora, ci sono delle domande riguardanti la serie TV che Stephanie gentilmente tradurrà per Mark. Allora, ok, grazie. Come si è svolto il provino per il ruolo di Morn nella serie TV? Can you quickly tell us how something about the process of the casting for Mark's for Mark's role? It was a cattle call, and there were 300 people going for different jobs, and various Starfleet and Klingons and aliens and baseball players and bathing beauties and things like this. And what I originally was auditioning for was humanoid doctor type. Hanno fatto una chiamata per circa un 300 persone che sono venuti per vari ruoli, tra cui vari alieni Klingon, cardassiani, dei giocatori di baseball, eccetera. Cercavano un personaggio per fare il dottore, un dottore umanoide, e lui aveva fatto un provino per questo. It was very quick, and when I saw them, they said, okay, go downstairs. And I didn't get what I went there for, and they said, would you like to play an alien for us? Comunque è stata una cosa molto veloce, e dopo l'hanno fatto scendere, aspettare un attimo, sono scesi sotto, gli hanno detto, non prendiamo per quello che volevi, però se vuoi puoi fare un alieno. And I said, of course, yes. E quindi ha detto di sì. E il costume com'era? Nel senso, quante ore doveva tenerlo addosso? Se era attaccato proprio alla pelle come quello di Odo, oppure era proprio un costume da indossare e poi si tirava via più facilmente? How was the costume? Was it something very tight? Was it how long did you have to wear it? Very difficult. The costume itself, not that it was heavy, but by the end of the day, I sweat very much, and the costume would get very wet inside, and it's very hot and uncomfortable, so it's difficult. Il costume non era molto complesso, ma era molto caldo, e quindi lui a fine giornata era completamente sudato sotto, e quindi era questa la difficoltà del personaggio. I legami tra il cast com'erano? Eravate amici o puramente colleghi? How was the relationship with the rest of the cast? Were you just colleagues or were you good friends? Nobody saw me before I got into makeup. And the day was very long, and everybody went home before I got out of makeup. So when I would come on a day that they were filming, nobody recognized me. So they didn't know what I looked like without makeup. Dice che siccome lui arrivava molto presto, si metteva in trucco, quasi nessuno l'aveva mai visto senza trucco, e allora andavano a casa prima che lui usciva dal trucco, quindi non lo riconoscevano neanche quando veniva sul set senza il trucco. Neanche Armin Shimmerman, che dove eravate il duo, diciamo, del bar di Quark. What about Armin Shimmerman, who was always with you as Quark? Yeah, Quark knew what I looked like without makeup, and once or twice we had our makeup put on in the same trailer, and so he was the only one that saw me outside of makeup and recognized me. Quark l'ha visto qualche volta senza trucco, è uno dei pochi, e una volta è successo che gli avevano messo il trucco nello stesso trailer nel stesso momento, quindi si conoscevano. E quanto rimanevi nel set, senso proprio dall'inizio fino alla ripresa o anche più a lungo nel caso particolare? How long was your work day basically on the sets? How long would you stay there? Average day was 13 hours, but a couple of times I worked 16 plus hours. Normalmente sui 13 giorni, ma a volte anche sul set per 16 ore, anche di più.
Makeup takes about an hour and a half to 2 hours, but over time they were able to cut some time off, so it was a little bit shorter. Inizialmente il trucco durava circa un'ora e mezza, 2 ore, ma nel tempo poi hanno ridotto un po' i tempi. C'è per caso qualche fatto curioso riguardo la carriera su Star Trek? È accaduto nel set oppure proprio personale? Do you have something curious to tell about your time on the set? Because of how difficult the makeup was and how hot, and most of the time I was doing this without sleep. A lot of times I would fall asleep in a corner somewhere, and someone would come up to me and say, "We can hear you on the set. You're snoring." Okay. Capitava ogni tanto, siccome lui non riusciva a dormire molto quando aveva le sue riprese come Morn, che era molto stanco e spesso si addormentava in qualche angolo sul set, e ogni tanto capitava che qualcuno arrivava da lui, lo svegliava e detto guarda che ti stiamo sentendo bussare. E quando è iniziata la tua passione per l'arte? When did your passion for the art start? Ever since I was a child. My father, artist, my mother, also an artist. And my parents took me every month to New York City, to the galleries or to the museums. And I learned about art, about every great artist. And for me, that was great. I love that. Entrambi i genitori erano degli artisti e anche già da piccolissimo lo portavano alle gallerie d'arte a New York City e quindi vedeva delle cose e imparava sull'arte già da piccolo e quindi è nato quasi così. Sei un fan di Star Trek? Hai visto le varie serie TV, anche Deep Space Nine, oppure hai solo recitato? Are you a Star Trek fan as well? Yes. And did you watch the various shows? Yeah, I saw the very first episode, pilot episode in 1966. I was only 5 years old, and after 10 minutes my parents said, "You're too young for this," and they turned it off. Ha visto dall'inizio nel 66, ha visto un pezzo della primissima puntata pilota e aveva solo 5 anni e dopo 10 minuti suo papà l'ha spento e ha detto sei troppo giovane per questo e dopo ha dovuto aspettare un po'. Thank you so much for the interview. Amici di Extra Track, come sempre Marca, Anna e Shepard e qui al Mufat e grazie ancora grazie, a Stephanie Group. Grazie a te. Come sempre, grazie. Lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità. E lunga vita all'impero. Lunga vita all'impero. Live long and prosper.